Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come svegliarsi alle 5 di mattina. Infatti io lo faccio da anni, ho avuto dei periodi in cui non l'ho più fatto, ma adesso ho ripreso e sicuramente svegliarsi la mattina presto ha moltissimi benefici durante la giornata, soprattutto per coloro che sono, diciamo, mattinieri, quindi che la sera poi tendono a non far nulla e invece che la mattina sono molto produttivi. In questo video appunto andiamo a vedere alcuni consigli, alcune tecniche che utilizzo io, che sono sempre servite, sono sempre stati utili, e poi andiamo a vedere brevemente qual è anche la mia morning routine che può essere utile poi da riadattare. Per chi non mi conosce, mi presento, io sono Federico Lagnoni, sono CEO e founder di Zed Production, una società che si occupa di creazione di contenuti per brand, influencer e multinazionali, sia per i social media che per i media più tradizionali. Come dicevo appunto, io mi sveglio tendenzialmente alle 5 di mattina, tranne casi eccezionali dove ad esempio devo fare viaggi o cose del genere, e questo chiaramente mi permette di fare alcune attività che poi durante il giorno non riuscirei a fare, e soprattutto siccome devo dividere le persone in due campi, due gruppi principalmente. Chi è più mattiniero e chi è meglio, più produttivo la sera. Ad esempio, io tendo ad essere più produttivo la mattina, quindi io fino alle 3 di pomeriggio sono super produttivo, più è, poi la mia produttività e la mia attenzione, le mie capacità, diciamo, mentali, iniziano a scendere sempre di più, per poi arrivare alla sera dove non riesco a fare più praticamente nulla. Quindi stare sveglio dopo le 10 di sera per il mio corpo, diciamo, se non guardo un film o cosa del genere, non porta benefici, non sono produttivo e non riesco a lavorare. Altre persone invece che conosco sono più, diciamo, notturne, e quindi loro preferiscono svegliarsi magari alle 9 e poi la sera invece andare avanti a lavorare fino all'1, alle 2. Con questo non sto dicendo che dobbiamo essere sempre produttivi, perché è una cosa che non mi piace, quindi non è che dobbiamo essere produttivi ogni singolo momento della giornata, ma nel mio caso svegliarmi la mattina presto mi permette di fare alcune attività che appunto non riuscirei a fare durante il giorno, e un'attività principale è quella di allenarmi, di andare in palestra. Partiamo col primo consiglio, ovvero quello di mettere la sveglia lontana dal letto. Diciamo che la conformazione della mia camera ha fatto questo elemento di per sé di natura, quindi non sono stato io a mettere la sveglia lontano dal letto, è il fatto che io ho un letto a castello dove sotto c'è la scrivania e sopra c'è il letto, e il telefono è sotto, e di conseguenza io per poter poi spegnere la sveglia o rinviarla devo per forza scendere dal letto, utilizzare le scalette, e di conseguenza è effettivamente lontana dal letto. In questo modo tu devi comunque fare già delle attività che ti portino poi a rimandare barra spegnere la sveglia, quindi se tu vuoi dormire di più comunque devi svegliarti. Effettivamente non ti basta toccare qua il letto e fare cose. Quindi il mio consiglio è quello di metterlo più lontano possibile, comunque rimanendo in un range in cui non per spegnere devi farti piani, perché sennò chiaramente poi svegli chiunque abiti con te. Però allo stesso tempo questo ti permette di essere già un po' più sveglio. Non vi nascondo che se volete dormire, in questo caso riuscite comunque a riaddormentarvi senza problemi, ma questo può aiutare moltissimo. Ad esempio io comunque ho avuto un periodo in cui ero molto stanco e non volevo svegliarmi presto, e nonostante avessi questa cosa che dovessi scendere dalle scale, mi è successo alcuni giorni magari di rinviarla 4-5 volte nonostante dovessi fare su e giù, quindi io ogni 6 minuti, anzi no, 9 minuti dell'iPhone, io devo scendere scale e risalire, questo lo facevo anche 5-6 volte di fila. Ma comunque, se voi volete effettivamente svegliarvi presto, allontanarlo dal letto è un aiuto enorme. Il secondo è quello di prepararvi dell'acqua o qualsiasi cosa da bere appena siete svegli. Ad esempio io ho una bottiglia d'acqua sopra la scrivania che appena mi sveglio la vado a bere, perché quando noi dormiamo comunque il nostro corpo è povero d'acqua, ha bisogno di liquidi per poter idratarsi, e sicuramente essere poco idratati fa mettere maggiormente stanchezza. Non so se avete mai notato, ma se voi non bevete per X ore il vostro corpo è stanco, e appena bevete questo vuol far sì che voi è come se aveste bevuto 2 caffè di fila. Quindi mettere direttamente una bottiglia d'acqua, un bicchiere d'acqua, qualsiasi cosa vicino a quando poi vi svegliate, fa sì che il vostro corpo si attivi praticamente magicamente subito, e se voi bevete subito non vi riaddormentate più, o perlomeno non vi riaddormentate più immediatamente. Personalmente io avendo la bottiglia d'acqua non ho problemi, chiaramente mettere un bicchiere d'acqua che sta lì tutta la sera non so quanto sia igienico, ma una bottiglia d'acqua nel mio caso ha sempre funzionato molto bene. Il terzo punto è avere una morning routine, quindi come parlavamo già nella intro, diciamo, avere una morning routine aiuta moltissimo, perché noi sappiamo che appena ci svegliamo abbiamo una serie di cose da fare e sono sempre quelle, il nostro corpo non deve ragionare molto e quindi abbiamo già degli obiettivi, delle cose da fare. Ad esempio nel mio caso io la mattina una volta leggevo, meditavo e facevo un po' di stretching e poi andavo in palestra.
attualmente leggo solo, quindi io mi sveglio, leggo e poi successivamente vado in palestra. Quindi il fatto di avere un'attività subito dopo, quindi leggere, chiaramente vado in bagno e faccio tutto e poi mi lavo la faccia e inizio a leggere. Iniziare a leggere fa sì che il mio corpo sa che utilizzare quel tempo per leggere è una buona cosa e di conseguenza sarò più spronato a effettivamente svegliarmi. Quindi io vi consiglio di andare a creare una vostra morning routine. In questo modo voi saprete già una serie di cose che dovete fare, una serie di attività che dovete andare a fare quando vi svegliate, e questo vi aiuterà moltissimo a seguire la sveglia. Quindi se voi mettete la sveglia alle 5, seguirete la sveglia. Chiaramente ognuno ha la propria morning routine, non serve usare quella degli altri o copiarla, perché ognuno ha le attività che piace fare e che vuole fare la mattina. Ad esempio, se io ho provato a meditare per un lungo periodo, questo io ho capito che era un'attività che non mi piaceva fare la mattina, soprattutto perché meditare mi portava più sonno di quello che magari riuscivo a togliermi andando magari a leggere o fare altro. Ma soprattutto stretching invece è una cosa che al contrario mi attiva molto, perché devo fare delle cose che quindi scaldano anche il mio corpo. Quindi io vi consiglio di mettere tutte quelle attività che vi piace fare e che volete fare la mattina. È importante che vi piaccia farle, perché se non vi piace è un motivo in più per tornare a letto e non farle. Di conseguenza cercate delle attività che vi piace e mettetele nella vostra morning routine. Inoltre, un'altra cosa che io non penso abbia un fondamento scientifico parapsicologico, ma su di me funziona, è quello di mettere la sveglia leggermente prima dell'orario preciso nel quale vi volete svegliare. Ad esempio, io che mi sveglio alle 5, mettere la sveglia alle 4.58, in mio caso ce l'ho alle 4.57, non so per quale fattore psicologico o cosa, mi aiuta a svegliarmi meglio. Cioè, se io leggo 5, evidentemente il mio corpo dice no, non mi voglio svegliare. Se invece 4.57 o comunque una cifra non pari, mi aiuta, cioè quindi non una cifra precisa ma vicino a quella cifra, mi aiuta moltissimo di più a svegliarmi. Su questo io non so dirvi se funziona su di tutti o magari funziona solo su me, ma vi consiglio di provare a mettere la sveglia leggermente prima o leggermente dopo a quando vi volete svegliare, per capire se magari questo può portare dei benefici. Infine, l'ultimo punto è quello di avere un grande obiettivo una volta che siete svegliati. Quindi dopo la morning routine la mia attività principale è quella dell'allenamento, perché poi vado direttamente in palestra, quindi ho preso una macchina e tutto quanto e sto lì un'oretta e mezza. Di conseguenza io so che se non mi sveglio alle 5 non andrò in palestra e non avrò un altro momento durante la giornata nel quale mi posso allenare. Quindi avere un'attività che ci piace fare e che vogliamo fare subito la mattina fa sì che se noi non ci svegliamo presto non faremo quell'attività. Ad esempio, se voi dovete prendere un treno, dovete prendere un aereo molto presto, vi svegliate alle 5. Non è che è perché sono le 5 e non vi svegliate. Se dovete prendere un treno, vi svegliate alle 5. Questo funziona nello stesso modo. Quindi se io so che alle 6 devo uscire di casa per andare in palestra, anzi alle 6 meno 5 mi devo svegliare, devo uscire di casa per andare in palestra, io so che se non mi sveglio entro quell'ora io non andrò in palestra e di conseguenza perderò un'attività che voglio fare. Quindi quando voi dovete prendere appunto un aereo, se voi mettete la sveglia anche alle 3 di notte, voi vi svegliate alle 3 di notte, perché sapete che se vi svegliate invece alle 5 il treno, l'aereo ormai l'avete perso e quindi avete perso un'attività che invece volete fare. Quindi cercate di fare in modo che ci sia un'attività che volete svolgere. La stessa cosa è in Natale. In Natale, quando eravamo bambini, era il giorno migliore dell'anno e quindi se ci fossimo svegliati anche alle 6 di mattina, comunque noi andavamo a svegliare i nostri genitori perché volevamo vedere se Babbo Natale aveva portato i regali. Dico, e non ci sentivamo assolutamente stanchi. Invece in tutti gli altri del giorno, quando ci dovevamo svegliare alle 6 di mattina per andare a scuola, non volevamo farlo perché era una cosa che non ci piaceva fare. Quindi cercate di mettere delle attività piacevoli subito dopo la sveglia per fare in modo che sembri tutti i giorni il giorno di Natale di quando eravamo bambini. In questo modo alle 5 di mattina vi sveglierete comunque. Quindi in questo video abbiamo visto alcuni consigli per cercare di svegliarvi alle 5 di mattina. Abbiamo visto la distinzione fra i gruppi di persone, quindi non per tutti dovete svegliarvi alle 5 di mattina, ma solo per chi vuole farlo. Non è un obbligo per nessuno, nessuno deve essere produttivo tutto il giorno, quindi semplicemente se voi volete svegliarvi alle 5 di mattina questi sono i consigli. E poi abbiamo visto invece la morning routine, quella che svolgo io e quella che invece magari potrete svolgere voi in base ai vostri interessi. Quindi per questo video è tutto, se vi è stato utile ti invito a mettere mi piace, se avete qualsiasi domanda potete farmela nei commenti o in direct su Instagram. Per il resto sto pubblicando un video al giorno, quindi se non volete perdervelo potete iscrivervi qua sotto al canale, e per il resto ci vediamo con un prossimo video.